Quindi questa è un po' la prospettiva, ma poi certamente l'Unione Europea, la NATO che lei citava, sono chiaramente progetti di classe. Ecco, la NATO, di cui oggi la sinistra e la destra fanno a gara a dichiararsi sostenitrici, ma la NATO nasce esattamente, siamo negli anni 40, con un precisissimo obiettivo, quello di garantire la supremazia americana in funzione antisovietica, e di fatto il fatto che la NATO sopravviva dopo il 1989 dovrebbe o avrebbe dovuto sollevare un dibattito. Cioè, in sintesi, se la NATO serviva a difendere l'Occidente dal pericolo comunista, a che serve dopo l'89 che non c'è più il cosiddetto pericolo comunista? No? Allora, la mia tesi è che sostanzialmente la NATO serve come braccio armato dell'imperialismo statunitense e come strumento per impedire che l'Europa si costituisca come realtà autonoma rispetto all'imperialismo di Washington. Non dico nulla di nuovo, ma non ci può essere democrazia se ci sono 110 basi militari americane. No? Non lo dico perché sono anti-americano, io non ho nulla contro il popolo americano, ho qualche critica pacata da muovere al sistema americano, al governo americano. Se ci sono 110 basi che occupano un territorio nazionale, esso non può essere democratico, no? Sarebbe come, lo dico sempre, sarebbe come se nell'Atene Periclea avessero detto siamo in democrazia quando c'era una guarnigione spartana insediata sull'Acropoli. È chiaro che non avrebbe retto. E quindi l'opposizione all'imperialismo è un punto saliente, quindi l'uscita dalla NATO, come viene anche detta, ma dovrebbe essere una cosa non solo italiana, ma dell'intera Europa. Se l'Unione Europea non fosse l'unione delle classi dominanti europee contro le classi popolari e lavoratrici europee, si sarebbe già fatto probabilmente, ma noi sappiamo che la NATO e l'Unione Europea procedono di conserva. Anche sull'Unione Europea, la destra e la sinistra fanno a gara nel sostenerla, e questo è parte del problema, dato che l'Unione Europea non è l'Unione Europea dei popoli e della pace, figuriamoci, credo che negli ultimi 3 anni nessuno possa più credere a questa fola dell'Unione Europea che garantisce la pace, visto che sta partecipando a tutte le missioni di guerra, inviando armi o avallando i peggiori genocidi criminali. Ma mi pare che questo sia evidente, l'Unione Europea è l'unione dei gruppi dominanti europei contro. Cioè è un processo di riorganizzazione del capitalismo dopo l'89 sostanzialmente. E quindi, come dire, bisogna anzitutto concettualmente lavorare su queste cose, perché come dice il Conte di Montecristo, non si può evadere dalla fortezza se prima non la si è studiata bene. Quindi dobbiamo tornare a studiare. Ma anche Marx pensava che nel 48, quando scriveva il manifesto, pensava che ormai la rivoluzione fosse alle porte. Poi, dopo il reflusso, diciamo, dopo la sconfitta, il bagno di sangue dei lavoratori, dovette tornare a studiare il capitalismo. E così nacquero i Grundrisse e il Capitale. E questo dobbiamo fare noi, cioè tornare a studiare la realtà in cui ci troviamo. Grazie.